Questo è come arriva come scatola. Le varie informazioni e certificazioni. Andiamo a riaprirla perché già l'ho aperta in realtà per verificare come funziona. Connettore con caricatore USB alimentatore. Filo di connessione tra alimentatore e strumento. E lo strumento in sé, che non è altro che una radiosveglia. Come vedete la finitura è a specchio, qui c'è ancora la pellicola di protezione, con questo proiettorino orientabile in entrambi i versi. Qui ci sono i tasti per l'interfaccia, dietro c'è una cassa che vi anticipo già essere di carità molto scadente, una batteria tampone solo per tenere l'orario, alimentazione. Anche c'è un manuale utente abbastanza semplice d'utilizzo. Comunque qui ci sono tutte le varie informazioni, comprensiva una quick guide in italiano. C'è anche una presa USB per la ricarica di dispositivi. Proviamo il collegamento. La sveglia, qui potete vedere la sveglia accesa, questa è la massima luminosità con la luce della camera accesa. In questo caso l'ora proiettata dal proiettore non si vede sul soffitto, magari se lo metto sulla parete si vede anche, vediamo subito, sì, qualcosa si vede, vediamo se riesco a farla vedere, ok, qualcosa si vede, ma capite che è poco utilizzabile. Ma sul soffitto non si vede, a meno che non spengiamo la luce, cosa che vi farò vedere dopo. Ad ogni modo, ci sono diverse impostazioni, ho già memorizzato le stazioni radio che funzionano grazie a questa antennina piccolina a filo. Ok, ci sono due allarmi, si può scegliere la durata dell'allarme, ovviamente l'ora, c'è la temperatura in gradi, anche se approssimata al grado, quindi se è un 21, non sappiamo se è un 20 e mezzo, un 26, un 27 e così via. E la percentuale, che comunque, a parte il grado di approssimazione della temperatura, la percentuale di umidità è abbastanza realistica rispetto agli altri sensori che ho in casa. La qualità della radio è veramente pessima, lo potete sentire tra poco. E questa è la qualità. Qui abbiamo il volume. Quindi potete regolare il volume come volete, ma comunque purtroppo la qualità, questo è il massimo volume, ma capite che la cassa è molto piccola, lo vedete anche da qui, insomma sono più catato che mai. Quindi, bene, allora siamo stati molto contenti di averti avuto con noi, Tommaso Paradiso, ricordiamo Space Cowboy, il tuo nuovo disco, per far sì che la batteria tenga la memoria dell'allarme anche quando va via la corrente. Adesso non è il caso, però comunque basta togliere quella linguetta e entra in contatto la batteria tampone. Poi abbiamo appunto, come dicevo, radio con le varie stazioni, potete sentire la qualità molto molto gracchiante, chiaramente è inferiore a quella di un buon telefono, per capirci. E abbiamo i vari settaggi, tra cui una cosa interessante è anche la possibilità di scegliere la luminosità del display. In questo caso più basso, poco più basso e ancora più basso. Questo è molto comodo, ci ricolleghiamo quando si deve spegnere la luce. Ok, così potrebbe non dar fastidio. Come vedete, se si accende a massima luminosità potrebbe dar fastidio, invece abbassando la luminosità questo migliorerebbe. Possiamo cogliere l'occasione di aver spento la luce per vedere a questo punto la proiezione dell'ora, che sul soffitto adesso è ben chiara, come vedete. Si vede molto bene. Peccato non ci sia temperatura e umidità.